Quattro imprenditori di Pagani in provincia di Salerno sono stati arrestati dai carabinieri al termine di un'indagine che ha portato alla scoperta di una truffa all'INPS per 7,5 milioni di euro. Le ordinanze di custodia cautelare e domiciliari emesse dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, Alfonso Scermino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, PM Roberto Lenza, sono state eseguite dai militari del locale reparto territoriale nel corso di un blitz scattato alle prime luci dell'alba. A finire in manette Gerardo Michele e Gerardo Junior. Daniele e Alfonso Toscano, tutti imprenditori operanti nell'area dell'agro nocerino sarnese. Dalle attività investigative è emerso che i quattro responsabili di cooperative operanti nel settore del terziario avevano effettuato fittizie assunzioni di circa 900 lavoratori che beneficiavano degli assegni dell'INPS per indennità, malattie e maternità. I lavoratori operavano nei settori della manodopera stagionale, nelle aziende conserviere e anche in quello delle pulizie. I quattro arrestati devono rispondere del reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato. Sarà il capoluogo campano ad ospitare la 20ª edizione del Congresso nazionale GIEC, come prevenire l'arresto cardiaco dal farmaco al defibrillatore, in programma da domani al 27 settembre presso il Centro Congressi dell'Università Federico II in via Partenope. Circa 800 gli specialisti dell'emergenza cardiologica provenienti da tutta Italia, che si sono dati appuntamento per accendere un faro di approfondimento sulla prevenzione dell'arresto cardiaco e sulla cura delle patologie ad esso correlate. Si tratta di una malattia che continua ad essere una delle principali cause di morte nel nostro paese. Infatti il 10% dei decessi è scaturito da un arresto cardiaco. Un argomento tornato al centro dell'attenzione dopo i vari tragici eventi che hanno riguardato personaggi del mondo dello sport, tra cui il calciatore Pier Mario Morosini. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il presidente nazionale Maurizio Santomauro che ha affermato. Noi medici non possiamo essere presenti in tutti i luoghi dove si verifica un malore o un arresto cardiaco e per noi è molto importante il volontariato e avere persone preparate che sappiano fare queste manovre di emergenza e anche usare il defibrillatore con qualità. L'obiettivo è quello di raggiungere entro la fine del 2014 i 500.000 soccorritori formati e qualificati. Il professore Carlo Vosa, ai nostri microfoni, ha precisato. Usare il defibrillatore nei casi in cui avviene l'arresto cardiaco significa salvare una vita. E questo è possibile grazie ai corsi che vengono fatti dal GIEC per far sì che le forze dell'ordine, i civili, le strutture che hanno grosse manifestazioni sportive abbiano degli elementi in grado di poter intervenire rapidamente. Uno zaino, simbolo per eccellenza della scuola e da oggi emblema anche di alternativa al mondo della strada, del malaffare, della camorra. Sono stati consegnati stamani nella scuola elementare Eugenio Montale di Scampia gli zainetti della legalità, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la palestra di Gianni Maddaloni e la BCC di Napoli del presidente Amedeo Manzo. L'iniziativa La legalità si costruisce insieme permetterà a 100 alunni di entrare a far parte dell'esercito delle sentinelle per la legalità. Lo zaino brandizzato Maddaloni BCC sarà un simbolo di riconoscimento di un lavoro lungo da svolgere sul territorio, assieme alle famiglie stamane presenti alla premiazione. Gianni Maddaloni, ai nostri microfoni, ha sottolineato. È un percorso sportivo dove praticamente i ragazzi hanno la possibilità di imparare le regole attraverso lo sport. Il judo è qualcosa che viene messo da parte, la specifica, perché i bambini dai 5-6 anni devono imparare le regole e le regole credo che lo sport sia maestro in questo. E oggi ringraziamo, ripeto, il presidente Amedeo Manzo che dà questo primo apporto a questa grande speranza sul territorio. Insomma, mondo dello sport, della scuola e della banca insieme per costruire un percorso di educazione e di prevenzione. Così ha precisato il presidente della BCC di Napoli, Amedeo Manzo.
abbiamo pensato di essere vicini e di sostenere con questa iniziativa solidale l'Eugenio Montale, ma è soltanto il primo passo verso quell'attività che bisogna rappresentare come una seconda chance, la possibilità di dover prevenire, socializzare, scolarizzare e poi soltanto successivamente reprimere. Alla premiazione stamane era presente anche l'ex procuratore di Napoli Giovan Domenico Lepore, che soddisfatto ai nostri microfoni ha affermato: ma io penso che questa sia una delle tante che si stanno facendo sul territorio, dove in effetti si nota sempre, e io lo vado ripetendo sempre, l'assenza delle istituzioni. Tutto si basa sul volontariato e oggi è anche un esempio di come viene dato aiuto a tutte queste istituzioni attraverso il volontariato e i privati. Infatti oggi è la BCC che offre agli studenti dei zainetti, appunto per poter agevolare la loro frequenza alle scuole. Gesù è più forte della camorra. Con questo spirito è stato inaugurato nel centro Don Guanella, tra Miano e Scampia a Napoli, il nuovo campo da calcio per i giovanissimi della squadra locale, finanziato dai proventi della Junior Team Cup, la Coppa Italia per gli oratori che ha visto partecipare ragazzi provenienti dalle città, delle squadre di Serie A. Un segno e una speranza concreta di civiltà nello sport, come afferma Marco Brunelli, direttore generale della Lega, e poi dall'assessore allo sport del Comune di Napoli, Giuseppina Tomasielli. Credo che sia bello aver mantenuto l'impegno che avevamo preso il giorno della finale Team Cup a Roma. Avevamo incontrato un gruppo di ragazzi di questo oratorio, avevamo promesso di tornare qui a inaugurare questo campetto. È una cosa vera, concreta, che spero contribuirà a far giocare, divertire, sorridere tanti ragazzi. La riqualificazione di questi luoghi significa speranza per i nostri ragazzi, speranza per i giovani che non sono costretti a giocare in strada, ma vengono in un luogo del genere, vengono seguiti e in questi momenti si riesce a far passare dei messaggi positivi per la loro crescita. Soddisfazione per la cooperazione tra chiesa e istituzioni, mondo dello sport e aziende è stata espressa da Don Aniello Manganiello, presidente della locale associazione sportiva. Sono veramente felice, contento per questo dono, perché alla fine il tesoro sono i ragazzi. E tutto quello che in questo territorio, no, è fatto per i ragazzi riempie di gioia ma anche di speranza, perché sono poi tra le categorie più esposte a certi pericoli, alla cultura camorristica, all'illegalità. E quindi un dono che ci riempie di gioia ma anche di responsabilità. Questo campo donato è una responsabilità in più per noi, per continuare in questa scia, in questo percorso. Si torna a correre all'ippodromo di Agnano, che riapre i battenti dopo un anno di stop forzato provocato dalla crisi nazionale dell'ippica e dal fallimento della precedente società di gestione. Riaprono i cancelli sabato 28 settembre con il Gran Premio Freccia d'Europa e con la corsa Tris Premio Gianni Campili. Un fitto calendario di appuntamenti voluto dalla Ippodromi Partenopei SRL, che ha rilevato l'impianto e che punta al rilancio. C'è stata una grande sinergia, è forse una prima volta in questa città tutte le componenti, e parlo e dico tutte, remano per cercare di risolvere un problema, per dare prospettive di lavoro a un settore, a una filiera, degli operatori e dei dipendenti. Questo è stato un bel esempio di collaborazione, anche i media hanno fatto una parte pregevole. Nel futuro di Agnano si punta sulle corse, sulla promozione e sulla ricettività della struttura sempre più fruibile ed aperta alla città, una delle realtà più interessanti dell'intera area flegrea, oggetto di un più ampio progetto di rilancio al vaglio dell'amministrazione comunale, come conferma l'assessore competente. Quell'area per troppo tempo è stata chiusa e sacrificata, e quell'area ha un indotto importante, a parte i lavoratori che fisicamente ci lavorano, c'è un indotto che è storico, che viene da lontano e che tutto sommato rappresenta una ricchezza per questa città. E poi noi la progettualità che abbiamo su tutta l'area, sull'ippodromo in particolare, è quella di un ippodromo moderno dove l'ippica è una parte.
ma non è tutto, dove l'ippica fa la sua parte, ma poi accanto a questo c'è la grande attività di frequentazione delle famiglie, noi la vediamo così, dei giovani, perché quella è un'area che consente i concerti, consente le aggregazioni ampie. Il 2 giugno del 1935 fu la regina Maria José a prendere parte all'inaugurazione della prima giornata di corse. Questa volta Agnano non avrà teste coronate, ma tanti attori e amici che sono pronti a festeggiare insieme alla struttura.